Amici cari telespettatori, come di consueto eh, vi porgo il vostro benvenuto nella nostra trasmissione, il nostro umile salottino dell'altra voce. Non c'è niente di lusso, ma quello che è importante, speriamo che i, quelle che sono le nostre trasmissioni possano incontrare il vostro interesse per quello che è la voce di quelli che sono i servitori, i pastori delle Chiese Evangeliche dell'Interland Napoletano. E soprattutto della consulta evangelica, che è un ente morale di culto. Detto questo, stiamo trattando quello che abbiamo chiamato, titolato, la, il risveglio pentecostale e in questa trasmissione parleremo della Chiesa primitiva o della Chiesa apostolica in origine. E permettetemi di presentarvi subito i servitori che fanno parte di questa trasmissione. Sulla mia sinistra il pastore Michele Romeo, il pastore Paolo Malerba, il pastore Antonio Romeo. Beh, cominciamo subito perché tempo a disposizione è quello che è e mh, rivolgiamo come prima domanda al pastore Michele Romeo se sembra opportuno di confrontarci ancora oggi per noi chiese evangeliche pentecostali in particolare continuatamente con quella che era stata la primitiva chiesa o quella che viene chiamata, vera chiamata giustamente, la chiesa apostolica primitiva. Certamente quando vogliamo identificarci oppure vogliamo approfondirci eh, in qualsiasi modello, sia della vita, di qualcosa che è stato inventato, si va sempre al modello originale. Per cui quando parliamo di Chiesa non possiamo, come credenti evangelici, di cui la, la parola di Dio, la Bibbia, è la base la nostra fede e dunque confrontandoci con la Chiesa non possiamo non andare a quelle che sono state le sue origini e che grazie a Dio seppur con tante difficoltà, con tanti contrasti a distanza di duemila anni continua ad andare avanti. Occorre appunto sottolineare questo aspetto che tutti i modelli di vita in questi, in questi 2000 anni per chi è approfondito o vuole approfondire sulla storia si può rendere conto che sono eh, cambiate tutte le cose anzi sono state sovvertite eh, trasformate evolute tante situazioni ma grazie a Dio la struttura della chiesa benché ripeto afflitta da tante situazioni ma rimane ancora lo stesso, la stessa, così come il suo capo, il Signore della Chiesa, Gesù Cristo, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Pertanto nel parlare di qualcosa che è nato eh, proprio duemila anni fa, di qualcosa che ha caratterizzato la Chiesa duemila anni fa, noi non possiamo far altro che confrontarci con quella Chiesa e poi nel percorso che faremo anche attraverso queste trasmissioni, cercheremo di confrontarci anche con quelle che sono state le varie esperienze. Certo non possiamo fare un escurso storico approfondito, ma nella sintesi di cui è caratteristica questa nostra trasm trasmissione cercheremo di dare quelle notizie che così che ci, ci interessa può capire eh, meglio quello che è il pentecostalesimo, quello che è Pentecosta, quelle che... Ancora oggi, grazie a Dio, è la Chiesa pentecostale. Eh, Mi non resta che aggiungere qualcosa a tal riguardo per la vostra maggiore comprensione, anche per la vostra curiosità, che le nostre Chiese eh, sono sotto quel modello, modello amministrativo delle della primitiva Chiesa che eh, noi conserviamo proprio questa realtà amministrativa intesa proprio sotto tutti gli aspetti. E avere anche comunione tutti quanti insieme, noi non abbiamo un capo supremo, l'unico capo è Gesù Cristo il Signore, come d'altronde è manifestato nelle varie epistole eh, rivolte alle varie chiese dell'epoca, quindi del, dell'epoca neotestamentaria. Detto questo ritorniamo un pochino alla, alla trasmissione precedente, abbiamo parlato un poco eh, di questo battesimo di Spirito Santo che si manifestò. Eh, principalmente mediante due segni caratteristici, quello di un vento impetuoso, quindi un vento forte che ancora eh, entrò in, in quella sala e come eh, lingue spartite di fuoco, non è stato detto, ma si leggeva appunto negli Atti degli Apostoli a capitolo 2, ma soprattutto con un fenomeno che è chiamato appunto glossolalia, questo fenomeno che in altre parole è il parlare altre lingue che non si conoscono, che nessuno mai ha imparato. Detto questo vorrei rivolgere proprio questa domanda, se possiamo spiegare un pochino più approfonditamente, e la rivolgo al pastore Paolo Malerba, il fenomeno, o meglio il segno, io lo chiamerei più che fenomeno, il segno della glossolalia. Beh, il segno della glossolalia è proprio un segno che sta a testimoniare di un miracolo, di un, di un qualcosa di soprannaturale che viene nell'uomo che ha creduto nel Signore Gesù Cristo. E quindi è un segno che naturalmente si manifesta con un parlare eh, non comprensibile, è un parlare che nemmeno chi lo esprime riesce a comprenderlo. Tuttavia è un parlare che non viene dalla mente, non viene dall'intelligenza umana, ma viene da un'altra realtà che comunque vive nell'uomo e che Dio ha risvegliato, ha risvegliato, vale a dire la terza parte della natura umana del, di, dell'uomo, Dio ha creato l'uomo corpo anima ma anche spirito e lì è proprio nello spirito che agisce l'opera dello Spirito Santo e quando è lo spirito dell'uomo che eh, si esprime, si esprime nei confronti di Dio in maniera proprio eh, soprannaturale, miracolosa. Naturalmente qual è, eh, qualcuno si chiede eh, qual è lo scopo di parlare in lingue sconosciute se nessuno le intende ma non sono state date comunque queste lingue perché altri possano intendere quello che si dice ma vediamo nella parola di Dio il motivo per cui Dio stesso ha dato questo dono di parlare in altre lingue. Il capitolo 14 della prima lettera ai Corinti dell'Apostolo Paolo Dice, perché chi parla in altra lingua, al verso 2, non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi parla in altra lingua edifica se stesso. Quindi vediamo che chi parla in altra lingua sta parlando a Dio, sta lodando Dio, sta pregando Dio, sta magnificando il Dio, senza comprenderne il significato proferisce misteri, vale a dire si esprime con parole eh, incomprensibili e quindi in questo caso misteriose, tuttavia sono, sono utili perché edificano la persona che eh, così parlando ha più contatto e più comunione con Dio mediante il suo Spirito e con l'aiuto dello Spirito Santo e nello stesso tempo naturalmente rafforza la fede di chi parla in, in questo modo. Eh, c'è anche da dire un'altra cosa, è un segno che è utile anche per quelli che eh, vedono questa, questa manifestazione soprannaturale e quindi magari a, proprio a causa di questo segno veniamo interrogati intorno a questo, a questo fenomeno e possiamo avere l'opportunità di dichiarare agli uomini che quelli che credono nel Signore Gesù Cristo hanno anche loro. La, la, la facoltà di ricevere questo dono e di avere una maggiore intimità con Dio attraverso questo parlare, perché ripeto, secondo la scrittura non è un parlare agli uomini, quando io parlo in lingue non parlo ad un uomo, non parlo ad un fratello, ma sto parlando a Dio, sto esprimendo cose misteriose a Dio, attraverso, ed attraverso questo parlare il mio spirito e tutto il mio essere eh, viene edificato e quindi aiutato, diciamo a camminare ancora eh, con più fede e con più eh, ardore e amore nei confronti di Dio. Bene, eh, spostiamo un pochino per un qualche attimo eh, un po' l'attenzione su quello che invece, qual era la concezione teologica sullo Spirito Santo e chiediamo al Pastore Antonio di eh, dirci qualcosa al tal riguardo. Quando parliamo di concezione teologica dello Spirito Santo dobbiamo allargare un po' la panoramica dello Spirito Santo, nel senso che stiamo parlando dell'esperienza pentecostale, il battesimo nello Spirito Santo con il segno del parlare in altre lingue che inizia il giorno di Pentecoste e ancora oggi prosegue. Con quell'esperienza, ma è un'esperienza che avviene a livello personale, individuale, in ognuno che eh, crede e riceve questo dono. Ma quando parliamo di concezione teologica dobbiamo eh, andare eh, all'origine all l'origine dello Spirito Santo e la concezione teologica è, è che dobbiamo entrare nella dottrina della Trinità. In quanto lo Spirito Santo è terza persona della Trinità, che è manifesto in tutta l'opera della salvezza, in tutto eh, quello che la Scrittura ci presenta. Già nei primi versi del primo libro della Bibbia, la Genesi, noi leggiamo nel principio: Dio creò i cieli e la terra e lo Spirito di Dio aleggiava. Sopra le acque. Dunque è presente già lo Spirito Santo nel cosmo, nell'universo, nel, nella creazione. Prima ancora che viene creato l'uomo e la donna e tutto il creato è presente. Dunque dovremmo parlare della natura stessa dello Spirito Santo che è natura divina, eh, uguale a Dio, coopera con Dio. Dunque, in poche parole, Dio stesso, Spirito Santo, di come lo Spirito Santo nel corso della storia biblica si è mosso nell'Antico Testamento attraverso uomini, Mosè, Abramo e poi i profeti, eh, sono stati, spesso leggiamo, eh, viene usato nella Bibbia questo termine, sono stati investiti dallo Spirito Santo, hanno avuto questa investitura straordinaria per compiere atti. Non eh, eh, permessi all'uomo naturale, ma eh, sappiamo che la storia di Giosuè, di Sansone e di altri grandi uomini che hanno fatto cose che l'uomo naturale normale non può fare. Ma investito da questa potenza di Dio stesso hanno fatto eh, straordinarie cose. Dunque lo Spirito Santo si è mosso in un certo modo nel Vecchio Testamento. In ed era in una misura diciamo occasionale, non per tutti, ma per alcuni uomini e in certe situazioni particolari. Ma poi arriviamo, come abbiamo già detto, alla nuova eh, dispensazione della grazia: questo spirito che viene eh, riversato su ogni carne, su tutte le persone, e di come si è mosso anche nei Vangeli sulla vita di Gesù, nella vita di Gesù, e poi come si muove si è mosso nella chiesa primitiva, come è stato detto, modello, eh, eh, prototipo eh, a modello per le, le nostre chiese, per le chiese pentecostali in particolar modo, e di come ancora oggi questo Spirito Santo è attivo e nell'esperienza del battesimo eh, con la glossolia, ma soprattutto in quello che è la eh, cosa più importante, questo Spirito Santo agisce oggi nelle vite delle persone. Gesù disse eh, quando verrà lo Spirito Santo lui convincerà gli uomini di peccato, di giustizia e di giudizia cioè nell'opera vera e propria della salvezza che avviene nella vita di chiunque crede convinti dallo Spirito Santo del proprio stato di peccato ravveduto e convertitisi e poi agisce ancora nei convertiti oggi attraverso i doni dello Spirito nella Chiesa e attraverso i doni poi vediamo nelle persone l'applicazione che al di là di quello che sono i doni in se stessi e che dell'esperienza del parlare in lingue lo Spirito Santo porta un frutto, un frutto che è descritto in Galati 5.20, che è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, eh, temperanza, tutte queste cose che devono essere parte eh, della vita del credente devono essere manifestate nella vita di ogni credente ripieno dello Spirito Santo. Bene, continueremo ancora, vedete che ci sarà ancora a dire tante cose, tante riflessioni per approfondire. Vorrei soltanto sottolineare qualche altra cosa, il termine Trinità è vero, è un termine eh, teologico, non troviamo il termine Trinità nella scrittura, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Ma dobbiamo dire, eh, ci sono correnti di pensiero, di dottrina, sono gli unitaristi, ma anche altri, che c'è cioè, chi dice che lo Spirito Santo è un'influenza, è, è qualcosa che avviene così, ma è una persona. Chiaramente perché lo stesso Gesù ce l'ha detto in maniera molto chiara. E nella scrittura troviamo scritto anche quando Giovanni Battista ebbe a dire che Gesù avrebbe, sarebbe stato lui poi, che ci avrebbe battezzato con lo Spirito Santo e col fuoco e che tra le altre cose avremmo ricevuto lo Spirito che ci avrebbe guidato, ci avrebbe eh, indicato e non è l'influenza che può fare questo, è indubbiamente la persona. Per cui, noi crediamo nella Trinità, in un solo Dio, mistero per l'uomo ovviamente, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voglio dirvi che questa è, è dottrina eh, autentica di quasi tutte le chiese pentecostali nel mondo. Eh, C'è soltanto, detto l'eccezione degli unitaristi, questo per una chiarificazione con i nostri telespettatori. E invece adesso ritorniamo a quello che è il battesimo, lo Santo, che ovviamente è solo l'inizio di parlare delle cose che lo Spirito fa. Gli è stato accennato dal Pastore Antonio circa... Il frutto dello spirito è stato parlato anche nella precedente trasmissione, il frutto dello spirito per la santificazione dei credenti, ma eh, si parlerà ancora, si è parlato soltanto limitatamente a quello che è, è il dono della grossolalia, da seguirà anche il segno e il dono, lo faremo sicuramente nelle prossime trasmissioni, ma ci sono altri doni dello spirito, che è stato già accennato in maniera panoramica, generica, che è una componente che fa parte di quella realtà. Di ricchezza spirituale di una Chiesa, della potenza di Dio che si manifesta nella Chiesa. E al Pastore Antonio, al Pastore eh, Paolo Malerba, vorrei che tornassimo su questo soggetto. Possiamo dire di più sul battesimo dello Spirito Santo. Molti intendono che le lingue sono il battesimo. Vuoi dire qualcosa eh, più profondo? Perché molti pensano che il battesimo sia tutto lì. Parlare in lingue. il segno del battesimo, il primo segno del battesimo. Eh, nello Spirito Santo è proprio il parlare in lingue, ma è un fatto soltanto iniziale, un segno che caratterizza eh, colui che ha ricevuto eh, il battesimo dello Spirito Santo. Ovviamente è come la punta di un iceberg che eh, emerge, diciamo, dalla, dalla profondità dell'essere umano, dalla profondità dello Spirito, ma non è eh, certamente quello l'unico risultato. È un segno ma non è eh, il risultato del battesimo dello Spirito Santo. Si può dire molto sul battesimo dello Spirito Santo intorno a quello che Egli stesso opera nel, nella vita del credente. Prima di tutto dona potenza, come disse Gesù, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni nelle varie parti diciamo del mondo dove Dio stabilisce quelli che eh, devono servirlo. Eh, questa potenza non è soltanto eh, limitata appunto al parlare in altre lingue, è una potenza che mette l'uomo in condizione di, eh, di predicare soprattutto l'Evangelo in maniera efficace, in maniera eh, più, con, più guidata dallo Spirito che dalla propria, soltanto dalla propria eh, conoscenza, dalla propria intelligenza. Eh, una persona illetterata. Una persona che non ha una grande cultura, ma se è ripiena di Spirito Santo, con poche parole può, può toccare il cuore di centinaia o addirittura migliaia di persone. Questo è un altro aspetto della potenza che conferisce lo Spirito Santo a quelli che l'hanno ricevuto. L'esperienza di, di Pietro: c'è questo, certo. molti pensano che Pietro era un laureato, sì, sì, sì. chissà cosa avesse. Di fatti volevo accennare qualcosa, ma non l'ho fatto, ma tu me lo suggerisci e lo faccio adesso. L'Apostolo Pietro insieme anche all'Apostolo eh, Giacomo Giovanni erano persone, erano, erano dei semplici pescatori, erano degli letterati, non erano dei, eh, degli studiosi di teologia, eh, comunque non erano delle persone molto istruite. Tuttavia quando lo Spirito Santo cadrà su questi apostoli, la prima volta su questi discepoli di Gesù, eh, vediamo che l'Apostolo Pietro incomincia a predicare l'Evangelo in maniera molto potente, molto decisa, molto convinto, eh, per cui attraverso la sua predicazione si convertono addirittura 3.000 persone. Eh, e questo è un segno evidente della potenza dello Spirito Santo nell'uomo. Quando si parla, per esempio, quando l'Apostolo Paolo parla a Timoteo e dice: eh, noi non, Tu non hai ricevuto uno spirito di timidezza o di paura, tu hai ricevuto uno spirito di forza, uno spirito di amore, uno spirito di autocontrollo. Vale a dire, il battesimo nello Spirito Santo conferisce dei doni che non sono soltanto, come dicevo prima, dei segni come il parlare in lingue o i doni dello Spirito, per quanto riguarda. Il, il profetizzare o il guarire le persone, ma la stessa persona riceve una carica, una, una spinta che naturalmente non può eh, essere limitata soltanto alla persona umana, all'essere umano, è qualcosa che viene veramente dalla potenza di Dio, perciò il battesimo, questo, questo riempimento, ci viene anche richiesto continuamente dalla stessa parola. L'Apostolo Paolo dirà, siate ripieni di Spirito Santo. Bene, ritorniamo un'altra volta su quello che è l'esperienza stessa, eh, perché molti, eh, molti dicono, studiosi, che questa esperienza è finita col tempo che fu. Ma eh, io chiedo al pastore Antonio Romeo: dobbiamo eh, confutarli anche se già abbiamo accennato a questo, che eh, oggi di fatto si dice, per esempio, per quanto riguarda la glossolalia, che nella chiesa ci sono chi parla in tutte le lingue e hanno imparato. È la stessa cosa, Antonio? Eh, no, al di là di quello che si può dibattere rigu riguardo a questo tema, se è stata un'esperienza unica soltanto all'inizio della Chiesa eh, e se, o se continua ancora, al di là di quello che si è dibattuto nel corso degli anni, dei secoli e di quello che si dibatterà ancora nel futuro, resta un fatto, resta un fatto. Noi qui presenti abbiamo fatto quell'esperienza, noi predichiamo quell'esperienza e noi vediamo intorno di noi che persone, ragazzi, giovani, persone mature, persone anziane anche, persone avanzate nell'età, nel ricercare questa esperienza, la ricevono e quando la ricevono ricevono qualcosa di straordinario, di meraviglioso, non è altro che la promessa di Dio. Fatta della eh, scrittura e realizzata nell'esperienza della vita umana. Ripetiamo: l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo è un'esperienza indipendente della salvezza, ma è un'esperienza che realizziamo nella nostra vita, che ha cambiato le nostre vite, ci ha trasformato, ci ha messo in grado di predicare l'Evangelo, non avendo eh, istruzione eh, tecnica, nel vero senso della parola, come base. E io ho fatto la quinta elementare, la terza media l'ho presa durante il lavoro. Ma pure per la potenza dello Spirito Santo, predichiamo un messaggio che converte le persone. Ma non è la nostra bravura, è la potenza nel messaggio stesso che salva, convince le persone e le avvicina al Signore Gesù. Per quanto riguarda se è valida ancora nel tempo, oggi o lo sarà, noi crediamo di sì, facendo una analogia a un testo dell'Antico Testamento riguardo alla vedova eh, ed Eliseo, quella vedova che chiese ad Eliseo qualcosa che potesse risolvere i problemi della sua vita in quanto povera, indebitata. Ecco, a Eliseo disse prendi dei vasi, quanto più ne puoi, lei aveva solo un vasetto d'olio e disse riempila tutto. E poi... Con vendi l'olio, quello che hai, quello che ti rimane, eh, con quello che ricavi, paghi i tuoi debiti e con quel che ti rimane, pa, eh, vivi tu e tuo figlio. Ebbene, l'olio è un simbolo dello Spirito Santo. E i vasi sono simbolo delle vite delle persone. Eh, noi siamo dei vasi nella casa del Signore. Ebbene, quando finì quell'olio? Quando cessò quell'olio di versarsi? È scritto che quando finirono i vasi la mamma versava l'olio, il figlio portava i vasi, dice prendi i vasi, dice i figli, sono finiti, e l'olio si fermò. Cosa voglio dire? Io credo fin quando ci saranno cuori, vite, che ricercano vasi vuoti che vogliono essere riempiti da quell'olio che è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo continuerà a scendere nelle vite delle persone. Quando finiranno i vasi si fermerà anche l'olio. E io credo che non si sia fermata ancora. Beh, lo crediamo insieme. L'ultima domanda, poi per questa trasmissione la, la formuliamo al pastore Michele Romeo: come vivere oggi questa esperienza? Beh, questo chiaramente va detto per una questione anche di rispetto verso tanti che non fanno questa esperienza. Noi non riteniamo che chi ha fatto l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo sia superiore ad altri fratelli, ad altri credenti perché altrimenti questo ci metterebbe in una condizione insomma, un po' di settarismo e non è questo poi lo scopo dello Spirito Santo non di innalzare le persone e di umiliare gli altri lo scopo dello Spirito Santo è quello di portarci più vicino a Cristo ecco, la scorsa trasmissione Pastore Michele Passeretti faceva questo inciso, perché Spirito Santo? Proprio perché lo Spirito di Dio ci vuole portare, ci porta alla santità nel senso di stare vicini al Signore e di poter trasmettere agli altri questa realtà che non è soltanto questa espressione esteriore del parlare in lingue, ma è un'espressione che va molto più profonda nel distribuire agli altri, come è stato detto, a tanti cuori vuoti, a tante vite senza speranza, una speranza, anzi l'unica speranza che è quella della salvezza in Cristo, per cui noi crediamo che tutti coloro che vengono al Signore non si potrebbe fare altrimenti, nessuno può dire dirà l'apostolo Paolo Gesù Cristo è il Signore se non attraverso lo Spirito Santo nessuno può accettare eh, la sua condizione, riconoscere la sua condizione di peccatore o peccatrice e andare a Cristo per il perdono, se non attraverso eh, il tocco, l'unzione dello Spirito Santo, ma non possiamo nemmeno rinnegare e non lo vogliamo minimamente fare quella che è la nostra esperienza che grazie a Dio continua, per cui non eh, ci riteniamo, ripeto, superiore agli altri, anche se purtroppo la storia ci insegna che ci sono eh, sempre stati e purtroppo continuano frange estremiste per cui estremizzano questo, questo concetto. No, lo spirito di Dio nelle persone è qualcosa che porta alla santità, che accosta al Signore e che avvicina questa realtà. Che è superiore a tutte le altre realtà, Dio e amore. Per cui, una persona ripiena, battezzata dello Spirito Santo, non può non manifestare questa grande realtà che è indispensabile per la testimonianza del Vangelo, e cioè manifestare l'amore di Dio. Gesù disse in un'occasione di un'altra festa: diede un messaggio, disse, Chi ha sete, venga a me e beva. E così coloro che berranno alla mia sorgente poi a loro volta diventeranno sorgenti di acqua viva. E poi il commento dice, disse questo dello Spirito Santo che riceverebbero coloro che credono in Lui. Pertanto lo Spirito Santo è qualcosa che ci porta alla sorgente, a Cristo, ad attingere, ma non per fare sfoggio o di superiorità o di una classificazione di cristiani di A e di B ma piuttosto per manifestare quell'amore cristiano, quell'amore di Dio che è l'essenza del cristianesimo. Anche nel mondo pentecostale, nell'area pentecostale, e concludiamo velocemente, ci sono tanti che non parlano in lingua, per cui non è che sono, ma già duemila anni fa l'Apostolo Paolo metteva in risalto questa realtà, non tutti parlano in lingua, ma tutti quelli che sono in Cristo sono persone di amore. Eh, che espandono questo profumo di Cristo nel mondo. Eh, cari amici, anche questa trasmissione è al termine e ovviamente dovremmo affermare ancora tanti punti che anche sono di carattere dottrinale. Continueremo nelle prossime trasmissioni. Vi do già l'annuncio che il sottotitolo della prossima trasmissione riguarda i risvegli nella storia, quindi argomento sempre più importante e vi, auguri, vi auguriamo che siate presenti alla stessa, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora. Vi ricordiamo ancora che in questi ultimi tempi nella emittente Telea siamo passati, eravamo già, ma rimarremo su Telea più e rimarremo su Telea satellite. Detto questo, passando ai saluti, il pastore Antonio Romeo, il pastore Paolo Malerba e Michele Romeo Remo Cristallo vi salutano sempre col saluto più bello, più eh, ricco. Dio vi benedica. Thank you